Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, è obbligo di riscatto del sabato 15 luglio del 2023. Beatrice Sarti, ciao, ben ritrovata. Ciao a tutti, buongiorno. È un obbligo di riscatto che parlerà ovviamente di Tijani Renders, credo sarà il ventesimo ormai quasi obbligo di riscatto, che due parole sull'olandese dobbiamo sempre dirle, ma speriamo di riuscire a averne a capo breve, anche se, come tra poco diremo, si è un pochino fermi su questa trattativa, e poi parleremo di Dani Uma. E inizieremo anche a fare un discorso sugli esterni, perché mi sembra ne meriti tempo e ci sia da dire abbastanza su quello che sta uscendo fuori negli ultimi giorni sul nostro reparto esterni. Bea, prima di tutto però dobbiamo ricordare di mettere like, come fa il buon Carlo Pellegatti, che dice sempre mettete almeno 1000-2000 like. E anche Enrico Boiani, perché so che anche Harry picchia su questa storia dei like a obbligo di riscatto, ma in generale sempre, però so che è obbligo di riscatto, quindi mi raccomando, non deludete entrambi. Partiamo. Ah no, scusate, ho sbagliato. Ma cosa sta succedendo dall'altra parte del naviglio? Bea, che sta succedendo? Guarda, con Big Rom? Posso dire una cosa? Visto l'estate che abbiamo passato, un po' anche agli altri. Un po' anche agli altri, perché altrimenti diventa insostenibile. Un po' anche agli altri, devo dire che io sinceramente non me lo aspettavo. Ma perché lui mi è sempre sembrato abbastanza, come si dice, deciso in queste cose, cioè che le squadre italiane no, però poi la Juve, cioè, non so cosa sia peggio onestamente per un interista vederlo andare alla Juve o al Milan in quei giorni in cui balenò quella notizia assurda di Lukaku, però non so cosa è peggio per loro, quindi buona fortuna. Sì, buona fortuna a loro. Noi ci concentriamo invece su non tanto su Dani Uma, ma sui Renders inizialmente. Il discorso l'abbiamo fatto anche ieri, è abbastanza breve da fare, più o meno purtroppo ci dobbiamo ripetere. Tocca pagarlo, e tocca pagarlo per quanto più o meno chiederà e chiede la Z di Akmar, non si sfugge. Io capisco anche che il Milan dia una valutazione che è intorno ai 20 del ragazzo e non si voglia discostare da lì, è lecito, è giusto e si faccia l'offerta ai 20. Come purtroppo per il Milan, lecito e giusto che la Z di Alkmaar, che è che possiede il cartellino di Renders, lecitamente invece chiede a 25 e difficilmente si scolla dai 25 quando risponde al Milan. Ora, se il Milan vorrà fare l'operazione, deve salire. Per forza di cose, non si scappa, la Z di Alkmaar non scende a 20, è il Milan che deve tendere ad andare ai 25, deve metterne 20, 22 almeno di parte fissa e un altro paio di bonus per fare 22 più 2 e arrivare circa ai 24. No, non arriva, cioè, è una trattativa che purtroppo per il Milan vede una controparte che è ferma. Quindi non c'è nemmeno troppo margine di trattativa. C'è una squadra al Milan che se vorrà il giocatore dovrà rilanciare. Ma scusa, penso che lo vogliono sapere anche i nostri amici a casa. Ma quindi l'offerta del Milan qual è? Perché sono 10 giorni che circolano cifre di qualsiasi tipo, 22 più 2. Mi ricordo qualche giorno fa che era circolato 20 più 2 di bonus facili più 2 di bonus difficili, perché il problema è la distanza, cioè se la distanza è 2 fai un discorso, se la distanza è oltre 5 e allora la musica un po' è diversa. 20 più 2 più 2 non è quel rilancio che era scusate, stato detto qualche giorno fa, non aveva grandissime conferme, ma altrimenti se no 20 più 2 più 2 siedi intorno a un tavolo per un altro paio di ore e la chiudi, cioè non è
lontana da quella che poteva essere la richiesta. Il Milan è poco oltre i 20 con i bonus, è intorno ai 21, massimo 22, ma con i bonus. Quindi parte da una parte fissa che è sotto, cioè non c'è il 2 davanti alla cifra della parte fissa. Tipo un 18 più 19. 3. Sì, non è così, cioè non è così tanto vicino ai 25, se no sarebbe stata chiusa. Se no, in una settimana di attesa, attesa 24 ore, attesa di 48, attesa, avremmo chiuso. In un modo o nell'altro chiudevi, cioè bastava, che so, mettere 1 milione in più di parte fissa, 1 milione in più di bonus o quant'altro, una percentuale di rivendita, quello che vuoi, ma saresti stato veramente troppo a un passo per non aver già chiuso la cosa. Evidentemente non è così, evidentemente l'offerta è molto più simile a quella che era ancora l'offerta originaria di una decina di giorni fa, una settimana fa, cioè ferma sui 18-19 di parte fissa e un paio, 2-3 milioni di bonus che arrivi a 20-21 totali, poi bonus, e qui la Z non ci sta. Ma più che altro perché, cioè, il motivo per cui dovrebbe starci qual è? Cioè, nel senso, mi metto anche nei loro panni, è ovvio che se fosse arrivata veramente quell'offerta di 20 più 2 più 2 e allora di parte facile avevi 22-23, ma se di parte facile hai una cifra inferiore al 20, la distanza è tanta, cioè è tanto in una trattativa in cui si vuole 25 di partenza. Stiamo a vedere, è inutile sbilanciarsi in questo momento, io penso che comunque essendo sì qualche milione in più rispetto a quello che si è detto sui giornali nelle ultime ore c'è, ma non è una cifra così eccessiva. E il Milan, uno, vuole il giocatore, due, il giocatore vuole il Milan, tre, Pioli spinge tanto per il giocatore, e quattro, hai già trattato per questo giocatore per 20 giorni, buttare via tutto questo per un paio di milioni, per 2 o 3 milioni, mi sembrerebbe quantomeno difficile. E rimango sul difficile, ecco. Quindi io rimango ancora molto fiducioso sul fatto che per una cifra del genere non possa calare, non possa crollare una trattativa. Probabilmente lo pagherai qualche milione in più rispetto a quello che pensavi, o che magari pensi che possa valere il ragazzo, ma non una cifra esorbitante. Anche perché di grandi alternative in questo momento il Milan non ne ha in quel ruolo per con quelle caratteristiche. Ha scelto Renders e su Renders è andato da 3 settimane, quindi non si scappa. Il nome nuovo invece, Bea, lo vediamo qui tra di noi, è quello di Danyuma. Nel Milan 3 per 1 vuole Danyuma, giri d'attacco, c'è un primo sì. Ora, è un'operazione che il Milan farebbe solo in prestito. Villarreal vorrebbe prestito oneroso, un po' come è stato nell'ultima circostanza quando andò al Tottenham, non facendo tra l'altro per nulla bene. Però il Villarreal potrebbe sedersi, non per ciò cos'è, ai noi, perché lì invece la distanza è un po' più ampia, ma per Danyuma in prestito. Ora lo vediamo anche nel campetto di Gazzetta. Viene messo sempre a destra Danyuma, quindi la parte alta è come eravamo, la parte in basso è come sarà con Danyuma Pulisic. Ora Danyuma a destra lo può fare, ma è un giocatore che lo ha fatto poco quel ruolo, poi lo può anche fare, però è come chiedere, che so, non tanto a Rafael Leao, metti ad Ante Rebic, che ha spesso giocato a sinistra in carriera, di fare l'esterno di destra. Lo ha fatto anche il Milan, l'abbiamo visto, lo sa anche più o meno fare, ma non è il suo ruolo principe, ecco. Sì, già che non sia il suo ruolo principe, cioè nel senso, allora, partiamo piano, è ovvio che preferiamo Chukwueze a Danyuma, e questo mi sembra abbastanza... perché è un giocatore che è di un livello superiore in questo momento. Vabbè, lo dice il mercato, Chukwueze, esatto, lo dice anche il mercato. Se poi
lo devi anche mettere in un ruolo che non è propriamente il suo, diciamo che la valutazione di questa operazione, almeno sulla carta, perché poi ovviamente non lo sappiamo mai quando un giocatore arriva cosa e come renderà, non è propriamente un'operazione che mi auguro che il Milan faccia. Poi è chiaro che io credo che su Chukwueze bisognerà prendere una decisione, nel senso che comunque la cifra è quella. La cifra è quella e credo che in generale sia difficile trovare giocatori di quel livello e che ti facciano fare il salto con una cifra tanto tanto minore. Bisogna capire se si vuole fare o no quell'investimento, perché sarebbe un investimento importante, però è anche una carenza che il Milan ha da diversi anni. Però è inutile anche starci troppo sopra, cioè se intendi avvicinarti a quella cifra, non dico che devi arrivare da loro con 35-38 e chiuderla. Però se tu hai intenzione di avvicinarsi a quella cifra, ha senso restare su Chukwueze, altrimenti se per te è massimo 25, massimo 27-28, allora cioè, è giusto anche cambiare obiettivo, a malincuore, lo dico. Ma guarda, Bea, non ti dico che sono come la Z di Alkmaar, ma il Villarreal chiederà quella cifra e non si discosterà tantissimo dai 35 milioni che ha chiesto ultimamente per Chukwueze. Quindi se si vorrà prendere il giocatore bisogna entrare nell'ottica che quella cifra va spesa, più o meno. Ora, Danjuma dovesse arrivare, arriverebbe in prestito, libererebbe, chiamiamo, diciamo così, delle risorse per fare altro. La punta, l'altro centrocampista, perché in tutto questo noi ci stiamo dimenticando, sì, il Milan è su Renders, è concentrato su Renders, ma come vediamo nel campetto sotto, va bene che dovesse, diciamo così, mettiamo Renders in campo, ma il terzo è Krunic, che vogliamo tanto bene al buon Rade, ma se ripartiamo con Krunic titolare, uno vuol dire che Krunic è appunto il titolare, non la quarta scelta, la quinta scelta. Due, Pobega diventa la prima alternativa a centrocampo. 3, la seconda alternativa a centrocampo nemmeno c'è. Cioè, al primo somma di ammonizioni, infortunio, raffreddore, Topper, Loftus-Cheek, sono finiti. Non mi scrivete nei commenti Adli, eccetera, perché Adli è una scommessa vederlo lì e sarebbe anche una scommessa da parte del mister in questo momento vederlo lì. Quindi partiamo con qualche certezza in più. Non si può partire con Benasser chissà quando torna, Adli chissà come rende lì. Quindi bisogna partire con Renders, Krunic, Loftus-Cheek, un altro almeno, e Pobega. In tutto questo Danjuma libererebbe, come detto, delle risorse. Sarebbe, diciamo così, sacrificare l'esterno di destra di alto livello, battezzando Pulisic come il titolare a quel punto, con Danjuma alternativa, e avere il quarto centrocampista che però anche qui con tutto il bene per Musa dovrebbe essere di un valore un po' superiore a Musa a quel punto. Sì, anche perché, cioè, nel senso, allora abbiamo sacrificato Tonali, sacrifichiamo Chukwueze, metti caso, faccio questa ipotesi riprendendo quello che hai detto tu, però a questo punto la punta deve essere una punta forte, molto forte, anche perché avrebbe delle mancanze a destra, non avendo un giocatore come Chukwueze che comunque o fa gol o ti manda in porta, quindi voglio dire, lo fa tanto il lavoro per la punta. E a quel punto devi prendere, come dicevi tu, un centrocampista di un livello un po' superiore a Musa. A parte che io il centrocampista di un livello un po' superiore a Musa lo prenderei a prescindere perché credo che serva, soprattutto dopo una stagione in cui il centrocampo ha sofferto molto e hai perso praticamente tutti e due i tuoi titolari, almeno fino a gennaio. Se sacrifichi Chukwueze, devi andare su una punta di valore alto. A questo punto non so se esiste una punta con i parametri del Milan economici, quindi ti parlo sia di ingaggio sia di cartellino di livello alto, che non faccia rimpiangere quello che invece
non è arrivato se non dovesse più il Milan essere interessato a Chukwueze. Beh, noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Io ti saluto, ti ringrazio. Ci ritroviamo domani come al solito alle 11 per obbligo di riscatto. Ma come avete visto, ci sono la clip di Peppe Di Stefano che è uscita questa mattina alle 7, che racconta un po' i primi retroscena da Milanello di Stefano Pioli, di come potrebbe cambiare il Milan anche con il sistema di gioco. Poi, ieri sera è uscito il video dello speciale stadio a San Donato con tutte le novità con l'avvocato Felice Raimondo. Abbiamo raccontato un po' quello che è l'acquisizione del Milan di Sportlife City, ovvero la società che possiede il terreno e parte delle autorizzazioni già per costruire a San Donato Milanese nell'area di San Francesco. Quindi, se volete sapere un po' di più sullo stadio, la trovate lì qualche notizia in più. Oppure, tra poco, nel pomeriggio, altre due clip. Tra l'altro, se non conoscete bene Christian Pulisic, aspettate le 19 di questa sera con Michele Tossani che vi racconta un po' meglio il buon Pulisic. Bea, grazie, buon weekend. Grazie a voi, a domani.